Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata della rubrica Siamo insieme. Vogliamo un po' chiacchierare su degli aspetti che si sono presentati in quest'ultimo periodo. Intanto volevo un po' approfondire il concetto della maieutica socratica, aspetto molto fondamentale per l'educazione. Il fondatore della maieutica socratica è Socrate, il grande filosofo che diceva che per importante, dove in qualche modo il concetto di educazione presente in quest'idea filosofica si rifà a quello che il centroscolto Stella del Mare vuole valorizzare. Educare o essere educatore come persona adulta significa soprattutto tirare fuori, come si faceva una volta, no? Quando nascevano i bambini che la levatrice portava fuori dalla pancia della madre i figli. Allo stesso modo è il processo dell'educazione. Tirare fuori dall'animo che ciascuno di noi abbiamo e il nostro singolo potenziale. E, è vero, ognuno di noi nel profondo del nostro cuore proviamo delle emozioni, emozioni che possono essere rabbia, gioia, risentimento, gelosia, invidia e tante altre cose. A volte possono essere anche emozioni negative, ma possono essere anche emozioni positive, e le emozioni positive diventano un motore pulsante che ci spinge ad intraprendere determinati percorsi. Ad esempio, alcuni di noi si riconoscono artisti di quadri, scrittori di poesie, a volte anche capaci di scrivere un determinato libro oppure comporre una musica. Nella precedente iniziative del Centro Ascolto Stelle del Mare, abbiamo potuto vedere come diversi soci del centro sono ricchi di potenzialità. C'è chi è portato a relazionarsi con il pubblico, c'è chi scrive poesie, c'è chi scatta delle fotografie. Ed essere educatore significa proprio questo: andare a tirare fuori il singolo potenziale che è innato in ciascuno di noi. Diciamo che i ragazzi sono il mondo più bello, rapportarsi con loro ti mette sempre in discussione. Ogni singolo professionista, al di là della competenza sociale che ricopre, mettendosi a confronto con i ragazzi, ma con i minori, ci si rende sempre più conto che dobbiamo continuamente cambiare e metterci in discussione. Questo perché non è che arrivare alla laurea sia il compito fondamentale di ogni singolo professionista. Allora, uno ha raggiunto la laurea e bisogna fermarsi. No, bisogna andare oltre e mettere in pratica quello che uno ha studiato con le diverse novità che ogni giorno la vita del sociale ti apre. Quindi, qual è il messaggio che stasera voglio mandare? Essere educatori significa proprio questo. Come persone adulte, a volte si entra in relazione con persone che ti trasmettono positività, ti danno coraggio, ti stanno vicini, ma a volte si conoscono delle persone che appena tu riesci a fare qualche passo da solo, è un po' come se nutrissero invidia e gelosia. Ben venga, dire grazie alla vita di conoscere anche questa gente, perché in qualche modo è come se ti danno la possibilità di capire che tipo persone, e la migliore vendetta è solo il silenzio, l'indifferenza e credere ancora di più nelle proprie capacità, perché solo se uno crede nelle proprie capacità si ottengono intorno a sé delle persone invidiose che si allontanano, allora vuol dire che sta intraprendendo la strada giusta. Credi in te, credi in te stesso e credi nel potenziale che ognuno di noi c'hanno. Quindi viva la maieutica socratica, viva Socrate!